Grazie Presidente. Anch'io mi sento di accettare l'invito da parte del capogruppo del PD Marras, Leonardo Marras, quando dice che dobbiamo come dire, comportarci in una certa maniera e seguire quelli che sono gli argomenti appunto degli interventi che dobbiamo fare. E a questo proposito mi sento di ribadire che negli interventi fatti appunto dal collega Gabriele Bianchi, che purtroppo è stato interrotto per diverse volte e ha dovuto poi alla fine correre più del solito per esprimere quelli che erano i suoi concetti, aveva un contenuto molto importante ed è quello appunto che io chiamo un contenuto che richiama a quello che è un particolare aspetto che io ribadisco e richiamo sempre l'attenzione. Noi stiamo cercando di fare una rivoluzione culturale. Stiamo cercando di portare in questa istituzione anche quelli che sono dei piccoli esempi che portano poi a grandi risultati. Questo tipo di discorso che sto facendo serve a richiamare l'attenzione anche appunto su quello che è il bilancio, che è l'argomento che stiamo trattando in questo momento. Riguarda appunto quelle che sono delle piccole pratiche che vanno anche dall'utilizzo delle nostre risorse come quelle che sono appunto la carta e vedere per esempio che alla fine di ogni consiglio si buttano via chilogrammi di carta che viene appunto poi male utilizzata. Questo fu fatto una richiesta del nostro tempo dove volevamo appunto che fossero accettate alcune nostre richieste quando non fosse stampato dei doppioni di quelli che sono per esempio gli ordini del giorno che noi già avevamo a disposizione. Questo non è stato nemmeno preso in considerazione. Ma veniamo un attimino a quello che è il punto più importante, che è quello appunto del bilancio del Consiglio. Il Consiglio che di fatto, ahimè, devo riconoscere, è diventato un passacarte della Giunta. Già lo stesso reparto legislativo del Consiglio ha fatto presente in prima commissione, per affari istituzionali, una problematica, una difficoltà nel dover gestire quello che è il controllo e quindi la fattibilità, emettere dei certificati di legittimità di questi articoli che sono stati sparati dalla Giunta. E ne accennava appunto a un numero esorbitante, circa 900 da dover controllare, da dover appunto certificare in brevissimo tempo, mettendo sotto pressione gli uffici stessi, i quali poi appunto non avevano anche il tempo di fare anche altre, eseguire anche altre pratiche. E qui viene un attimino da pensare come mai abbiamo questa urgenza, questa impellenza appunto andare a controllare e a certificare queste proposte di legge, questi articoli, quando invece abbiamo ferme il controllo dei vari reparti, quelle che sono le firme del referendum e queste subiscono dei ritardi, non vengono perlomeno controllate, non vengono gestite, non vengono considerate nella stessa appunto considerazione. Ma possiamo ulteriormente risparmiare, oltre a quello che appunto è l'impegno che viene richiesto a questi uffici con un surplus di lavoro, oltre a quello che è il lavoro straordinario, quando pensiamo che, ed è stato anche lo stesso Presidente del Consiglio a farlo notare, quello che è come dire, incongruenza, chiamiamolo così, fra il numero dei dirigenti dell'ARPAT, ben 90, e il numero dei dirigenti del Consiglio regionale, 50, forse anche poco più della metà. Quindi non capiamo come il Consiglio debba e funzioni abbastanza bene, invece all'ARPAT ha bisogno di tutto questo numero di dirigenti e anche qui andando a vedere esattamente e controllando quelli che sono gli effettivi numeri e le effettive mansioni, potremmo andare a risparmiare e andare ulteriormente a dare forza a quello che viene anche dall'altra parte del nostro consiglio ribadito, dobbiamo anche fare razionalizzazione, non solo sprechi.